10 minuti primi, break pubblicitario, il primo per gli amici di Lombardia Channel, e tra 3 minuti esatti torneremo proponendo e presentando e vedendo anche i volti della formazione presente nei nostri studi, nello studio 1 di Radio Lombardia, Old Man's Cellar, tra pochissimo. Visore, salutiamo anche coloro che ci seguono in streaming da altre regioni, c'è anche questa possibilità tramite il sito ufficiale www.radiolombardia.it. Cliccate su Ascolta, potete sentire quello che succede, quello che stiamo dicendo, la musica e poi anche vedere i nostri ospiti. Do il benvenuto agli Old Man's Cellar. Ciao ragazzi. Ciao, buonasera. Ciao. Dalla mia destra. Io mi chiamo Veratti Federico e sono il chitarrista della band. Chitarra, che è l'unica. Sì, che è l'unica. L'unica, esatto, chitarra. L'unica chitarra. Poi andiamo alla voce. Ciao, io sono Ricky, sono il cantante del gruppo. Non suoni altri strumenti sul palco? No, momentaneamente solo quello. Poi. Poi continuiamo. Io sono Andrea, sono il batterista. La batteria. Max tastiere. E manca il basso. Il bassista è sempre a casa, Lo citiamo. Al lavoro, al duro lavoro. Non ha come si chiama lui? Angelo. Salutiamo, quindi. Lo salutiamo. Se seguirà le repliche eventualmente. Quindi questo è il. Sono i 4/5 della band. Ho detto giusto, arrivate da Modena, zona limitrofe, eccetera. Quindi questa sera qua a Milano per presentare questo disco che personalmente. Chi mi ha seguito l'abbiamo già proposto, avete sentito che ho una rubrica all'interno che è l'album della settimana, quindi 6 tracce di questo album le abbiamo già sfruttate. Un lavoro che è uscito da poco, all'inizio del mese di novembre, e ne parleremo poi nel corso di questo nostro intervento, ma soprattutto andiamo un po' agli albori. Quando nasce il gruppo, più o meno con questa line-up? Dunque, il gruppo è nato già nel 2009. E siamo partiti io e Freddy con i primi pezzi. Abbiamo scritto i primi pezzi io e Freddy, poi piano piano si sono aggiunti anche Andrea, Max e Angelo nel corso dell'anno 2009, e poi questa è sempre rimasta la line-up definitiva. Band, quindi... Ecco, la vostra come sound è abbastanza particolare per l'Italia, non sono moltissime le formazioni che propongono un hard rock melodico, viene definito anche OR nel gergo americano soprattutto, dove è la patria di queste sonorità, in parte magari anche nel nord Europa ci sono formazioni che le propongono, ma in Italia si contano sulle dita, diciamo, di due mani a essere veramente larghi, quindi soprattutto con dei prodotti validi. Ecco, la vostra scelta quindi parte da dove? Dalle vostre influenze, dai vostri ascolti o cos'altro? Beh, parte fondamentalmente da quello, nel senso che nel corso del tempo ognuno di noi ha portato avanti dei progetti anche di diversa natura, poi comunque che si rifanno a stili differenti. Quindi venite anche da altri, da altre band, giusto? Altre influenze, altri tipi di band che abbiamo portato avanti sia insieme che non, perché Andrea e Freddy hanno suonato per tantissimo tempo nelle stesse band, io con Freddy stesso ho avuto altri progetti, Max è sempre stato nel giro comunque dei musicisti, diciamo così, delle band a cui facevo riferimento. Certo. Poi un giorno ci siamo trovati e avevamo in mente di cominciare appunto qualcosa di nuovo con Freddy, che poi alla fine è diventato qualcosa di, tra virgolette, vecchio, nel senso che è sempre stata la nostra matrice originaria, cioè questo genere che vi ha accomunato, l'hard rock, e abbiamo deciso di, tra virgolette, cominciare a scrivere pezzi di questo tipo di matrice qui. Bene, allora andiamo ad ascoltare un esempio di quello che la band propone con il brano che dà il titolo proprio all'album, se non sbaglio abbiamo scelto quello, Damage Per Damaged Purse è il titolo del lavoro, album uscito alla prima settimana del mese di novembre, lo trovate facilmente su tutte le piattaforme del download digitale e anche stampato in fisicamente, la Valley Records è l'etichetta, la distribuzione è la Frontiers Record, quindi una garanzia per almeno sul territorio italiano, poi parleremo anche dell'estero dove è disponibile e li proponiamo, li ascoltiamo proprio con questa traccia.
Una delle caratteristiche della band, se non li conoscete, se non avete beccato la settimana in cui li ho presentati come album della settimana, una delle caratteristiche degli Old Man Cellar è proprio il, per quello che ho rimarcato, a chitarra una sola, perché l'altra non è la seconda chitarra ma sono le tastiere, che sono una parte fondamentale del vostro sound e anche di questo genere musicale. Quindi i vostri brani in genere nascono su arpeggi di Freddy oppure idee portate da altre a livello musicale? Allora, solitamente i brani sono scritti musicalmente, da parte musicale da me. Ok, e quindi il colpevole sono i chitarristi. Esatto, in quanto cerco di arrangiare più o meno... pensare già come poter pensare sfruttare più o meno a tutto, anche, esatto, tutto il brano. Poi chiaramente io sono fortunato ad avere a disposizione dei bravi musicisti che riescano a mettere completamente a frutto quello che è la tua idea, che è più o meno la mia idea. E poi Ricky invece scrive le liriche e le linee vocali, che è un'altra che componente, è un altro aspetto particolare assolutamente di cui bisogna essere molto bravi e molto sensibili per poterlo fare. Sì, ecco, devi avere proprio un'espressione, esatto, vocale. Però siamo molto fortunati perché ci capiamo quasi al volo. Mm-hmm. Sembra quasi che, non so, ci leggiamo nel pensiero a volte, quindi è una diventa una più semplice. Ok, allora torneremo con la band tra non molto, con la Weekend Shake Shake Shake, il brano con il quale apre l'album ed è la prima canzone che vi ho proposto. Domani sera torneremo con un altro brano, ma andiamo direttamente ai nostri ospiti. Voce e cantante sono presenti, ci sono anche il batterista e il tastierista, strumenti ne hanno portato uno solo, vedo una chitarra, quindi proprio easy, tranquillissimi. Andiamo ad ascoltare le note di Rain Talk, traccia numero 6 del loro album d'esordio, poi ne parleremo, l'ascoltiamo e poi ne parleremo. Old Man Cellar con le note di Rain Talk. Have to be underscored. I have to reject all the excesses and take care of just me and my own. I wish it could dream now to wash away the pain of this badly drawn picture. But what if we should trace again? If you touch my skin, then I'll turn on my answer in my shin. All your words will dry up on my skin. I push my face into the glass, we're at a corner with just you and you're wrong. I love the world, it's a fish, but where we're going, but can hear when we talk. I wish it could dream now to wash away the pain of this badly drawn picture. Good morning, we shall trace again. If you forgive your tears on them, when they touch my skin, then I'll turn on my answer in my shell. All your words will dry up. Tears are laying. Will the touch my skin? Then I'll turn on my answer in my shell. All your words will dry up my skin.
touch my skin, then I'll turn on my answering machine. All your words will dry up my skin. Let it rain. Le notte di Rain Talk, bravo Ricky, bravo Freddy, complimenti. Versione proprio unplugged, ma neanche acustica, totalmente acustica, di un brano che nella sua completezza invece lo trovate sull'album con tutti gli strumenti. Una delle particolarità anche di questo genere, abbiamo detto, sono le tastiere, quindi la molta melodia, ma sono anche i cori, le voci. Quindi Ricky, che lavoro c'è stato in studio? Lì è più semplice, ci sono tante sovraincisioni, non so se quanti di voi fanno i cori. Cosa invece è più difficile trasportare su un palco, o no? Sì, dunque, questo brano, così come praticamente tutti quelli dell'album, sono stati scritti ed incisi, diciamo così, da me e Freddy, mettendo quasi subito delle soluzioni di cori. Ok. Che ovviamente in un lavoro di studio è molto più facile, più applicare, studiare a tavolino e avere il tempo di, diciamo così, di elaborare, ma anche a casa, non solo in studio, insomma in qualsiasi momento. Cioè a me è capitato spesso nello scrivere le linee vocali dei brani di già segnare qui ci vuole questo coro, di mettere a loop i brani in macchina la versione rozza o a casa e provare diverse soluzioni di cori, magari anche, diciamo così, di diverso tipo. E poi discussi insieme a Freddy nel momento in cui siamo andati a incidere, abbiamo deciso di fare un lavoro più completo. Ovviamente sul palco è un po' più complesso, abbiamo provato diverse soluzioni, abbiamo fatto cori anche insieme a Max e Freddy in alcuni live, a volte anche solo Freddy o solo Max. Adesso stiamo studiando, diciamo così, un modo per riuscire a rendere al meglio quelle che sono le linee vocali che io posso tenere per tutta la durata del concerto e quali sono invece le parti che andiamo a distribuire. Se no prendiamo una corista e siamo a posto. Guarda, abbiamo studiato anche quella soluzione lì, abbiambiamo scritto un paio di coriste che però ci hanno snobbato, per ora quindi... non ci hanno perso, peccato. Va bene, allora abbiamo, ecco, questa canzone, prima di andare in pubblicità, se andate sul, non so se c'è il vostro di canale YouTube, penso di sì, giusto, trovate il brano nella cosiddetta classica video lyrics. Ci sono le liriche di questa canzone sulla copertina, che è poi questa che vedete raffigurata ora se state guardando. Questa porta cosa rappresenta? Una porta che siete riusciti ad aprire e superare ad entrare, o che cosa raffigura? Beh, la porta dello specifico è un punto di raccordo, un punto d'accesso. Ok. Rappresenta, nello specifico simboleggia un locale dismesso, come vedi anche è una porta un po', sì, un po' rovinata. Escono erbacce, rampicanti, quindi rappresenta una sorta di magazzino delle cose passate, e la luce che vedi che illumina un po' il tutto è quello che si forma il momento, cioè, diciamo così, è il punto di raccordo fra quello che noi riusciamo in realtà a vedere delle cose passate, il punto di raccordo fra il nostro presente e il nostro passato. E poi c'è Damage Purse, il pezzo e tutto il disco vertono un po' su questo punto di ritrovo, diciamo così. Poi ne parleremo anche di quello che sarà il primo video ufficiale, di cui state forse già lavorando, avete già le idee, arriverà, non so se prima di Natale riuscirete a confezionarlo o all'inizio, diciamo, del 2014. Break pubblicitario, abbiamo raggiunto le 20:40, i nostri amici, c'è qualche concerto in arrivo? Magari prima di Natale, si spera, giusto? Concerti, quindi stiamo parlando con i nostri ospiti Old Man Cellar. Abbiamo un concerto in acustico, tanto per stare in tema con la serata. Con acustico una... solo con loro due, no, voi state anche, a casa? Anche Max, anche la tastiera. C'è anche le tastiere. Si unirà loro. E sabato prossimo a Modena. Rock Quindi Café. A casa giocate? Sì, diciamo, facciamo un concerto in un posto che frequentiamo abitualmente. E insomma, sarà una bella serata con tanti amici e persone che ci seguono abitualmente, ma anche speriamo tante altre persone che non ci conoscono. Certo. E altre date per il momento non ce ne sono, ma stiamo lavorando, insomma, per organizzare un tour per promuovere al meglio l'album. E... ecco, perché abbiamo detto, l'album è uscito agli inizi di novembre, sì, c'è stata una data qua a Milano, probabilmente avete avuto un set ridotto come tempo, eravate voi un altro gruppo e poi gli Arem Scarem al Blue Rose Saloon, giusto? Sì, giusto, giusto, abbiamo suonato il 30 di ottobre, comunque a fine ottobre, con i Pythons di Milano, dei ragazzi, gli amici di Milano, e appunto gli Arem Scarem, abbiamo presentato il CD, è stato, diciamo, accolto abbastanza bene dalle persone che non ci conoscevano. Quello è sempre il riconoscimento migliore, quando chi non ti conosce comunque
dimostra di apprezzare, rimane ad ascoltarti e ti viene magari dopo a comprare il CD o comunque ti fa i complimenti. Certo. Sono sempre segnali che si sta seminando qualcosa di buono che speriamo porti dei frutti. Anche perché il vostro genere, l'abbiamo detto anticipato, non sono in molti a proporlo, presentarlo, quindi trovate magari un po' più di difficoltà a poter suonare? Sì, sì, beh, diciamo che la difficoltà oggi la trovano un po' tutti quanti, dalle cover band, tribute band, andare alle band inediti, un po' di qualunque genere, perché gli spazi sono pochi, la richiesta è altissima, però diciamo che facciamo voi ne avete qualcosa... già avute di esperienze live, ecco. Sì, 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 come band sì, sia nelle band precedenti, con questa band già diverse, diciamo che comunque l'importante è restare coerenti con quello che si vuole fare, che viene dal cuore. Solo così si possono fare, secondo me, degli album che possono colpire le persone e rimanere un po' impressi. Ok. Se si fa qualcosa solo per provare a trovare qualche concerto in più, non serve. Noi questo sappiamo fare bene, ci piace fare questo e quindi piuttosto avanti. Aspettate le occasioni giuste. Certo. Da questo punto di vista. Ricky, il prossimo pezzo si intitola Amber Lights. Di che cosa tratta, visto che sei tu che scrivi le liriche? In genere sono ispirazioni che tu hai, storie tue vissute, sì. Hai visto qualcosa che ti è rimasto impresso e dici: guarda, questo è un giusto testo. Se posso, poi mi ricollego a quello che stava dicendo Andrea riguardo anche alla scarsa possibilità che c'è di esibirsi live nella nostra zona, ma credo che un po' sia tutte il le trend regioni. Generale del, diciamo così, brutalmente chiamato mercato adesso, sia Amber Lights, nata come uno dei primissimi pezzi che abbiamo scritto quando ancora la formazione non era completa. E parla, diciamo così, di una stasi delle cose che spesso si fa fatica a smuovere, perché si coltiva maggiormente gli aspetti che consentono a noi stessi di cogliere le nostre occasioni personali e di dedicarci poco a quello che in realtà ci si può muovere intorno a noi, quindi perdere occasioni, perdere dei contatti, perdere tante opportunità nella stasi delle cose, mentre le luci si accendono e si spengono. Noi veniamo da una città che fondamentalmente siamo abituati a lamentare come poco dinamica in certe cose, e una sera eravamo fuori a berci una birra, io mi guardavo intorno e dicevo: non c'è mai niente di nuovo da fare, un sacco di belle luci ambrate. Adesso poi arriva Natale, soffusa, chissà quante ce ne sono. E quindi Freddy ha scritto una delle bellissime musiche per Amber Lights, anche un po' malinconiche. In realtà sotto c'è uno slancio vitale, c'è qualcosa che tende a voler muovere le cose, a voler recuperare i contatti, quindi si è calato anche molto bene col concetto di Damaged Spurs come disco, e parla proprio di questo, cioè di luoghi, persone ed avvenimenti che rimangono fermi in una dimensione, e se vogliamo che si evolvano dobbiamo essere noi a coltivare quello che c'è intorno a noi, non solo quello che abbiamo dentro. E allora ce l'ascoltiamo, Amber Lights, Old Man Cellar.
Seller. Vi dicevo che quest'album fisicamente esiste il CD, eh? Eccolo qua, questo è il CD con il booklet, ci sono anche i testi se non sbaglio, esatto, presenti anche i testi. E poi se invece vi piace solo un pezzo, non c'è problema, andate sulle piattaforme digitali e scaricate soltanto un pezzo. Naturalmente vi consiglio tutto l'album. Il prossimo 21 e 26 minuti primi, allora uno sguardo all'orologio, direi che andiamo di nuovo con i nostri ospiti, sì, perché siamo praticamente in dirittura d'arrivo con la nostra puntata che tra non molto darà spazio alle rock ballads. Allora, visto che abbiamo proposto un acustico con gli Scorpions, ritorniamo in acustico con la nostra formazione degli Old Man Cellar, con questo loro album d'esordio. Registrato dove? In che studi? Perché anche qui ci vuole un fonico, un tecnico che ben si adatti alle vostre sonorità, e forse anche questo è stato studiato, non è semplicissimo. Dimmi un po', raccontami. Allora, fondamentalmente ho registrato io tutte le tracce del nostro CD in uno studio che ho messo in piedi. Che hai assemblato tu? Che ho assemblato nella mia scuola di musica a Modena. Non faccio pubblicità. No, vabbè, puoi farlo, dai, non ci sono problemi. Siamo fuori dal territorio, quindi non è okay. Non penso sia utilissimo. E quindi fondamentalmente ho registrato io tutte le tracce di batteria, voci, chitarre, tastiere. E dopo siamo andati in uno studio a Ravenna a mixare, a masterizzare tutto quanto. Quindi anche il master comunque, è stato sì, fatto. Anche perché comunque è una parte molto delicata del lavoro, masterizzare. È la cosa più importante. Mastering forse e mixing, fine. Infatti. Esatto. Quindi diciamo che siamo riusciti a lavorare bene, ma comunque con i tempi certo vostri. Punto, con i tempi nostri, che è molto produzione importante. Vostra, quindi. Produzione nostra, esatto. Quindi siamo riusciti a costituire il nostro progetto, il nostro CD, come lo volevate con voi. I nostri tempi, esatto, che secondo me è basilare per un sito e pagina Facebook, se ci sono, sì, dove possono andare a scoprire tutto di voi. Aggiungo solo una info, era lo studio 73 di Riccardo okay. Pasini, Ravenna, giusto perché ci ha dato una gran mano. Quindi l'etichetta è la Valeri Records, ricordiamolo. Esatto, ecco. Il nostro sito è www.oldmanseller.com, sito tutto attaccato, e la nostra pagina Facebook è rintracciabile a basta scrivere il nome del gruppo oldmanseller. Poi esistono anche altri siti dove potersi trovare, Whitepole, Audio Street, no, ma digitate su Google il nome della band e lì trovate tutte le strade, probabilmente dal sito ci sono poi dal sito tutti gli link, accessi, esatto, anche da Facebook. Con cosa ci lasciate? Hyper Love, se non sbaglio, che è il singolo di cui state preparando anche il famoso video. Sì, diciamo che abbiamo avuto una consultazione con Nicky, casa discografica di Valeri Records. Abbiamo scelto quella parlato canzone. Di quale poteva essere un brano radiofonico gradevole e rappresentativo. Abbiamo trovato una soluzione con Hyper Love e stiamo preparando un live video, diciamo così, basato su questo quindi pezzo. Quindi un live video, ci sarete voi come protagonisti. Ci saremo noi, tutta la nostra. Intanto l'ascoltiamo allora in versione acustica. Unplugged, esatto. Of my heart are written in the stars. No light can bring back what you lost with sunset. When you come to me and you talk to me, I stare at you and say, a cosmic plan in a teapot, you're escaping a bit. Sure to carry the shadows along. When you walk your way and you change your face, I'm paper to a train. Everything life seems in black holes, a foreign you can't.
Weapon me to kill, that's not a love. Keep on saying this.